Ciao a tutte, in questo video vi parlo dei prodotti che compongono l'ultima collezione di Neve Cosmetics, ovvero la French Royalty. Iniziamo subito con i blush. I blush proposti per questa collezione sono due. Il primo si chiama Boudoir, mentre il secondo si chiama Noblesse. Entrambi sono due varianti del rosa. Questo è Boudoir, che come potete vedere è appunto un rosa chiaro. Mentre Noblesse, vi faccio vedere dalla jar, è appunto un rosa più cupo, un rosa più scuro, che può essere definito un po' come un rosa mattone. La peculiarità di questi due blush è che dalla jar sembrano essere opachi, in realtà sono entrambi satinati, o meglio io li definirei leggermente cangianti, nel senso che entrambi hanno un riflesso, una volta applicato, un riflesso leggermente pearlescente che però vira ad un'altra nuance, sono stupendi. Ecco i due colori swatchati. Allora, il primo che vediamo è Boudoir, che è questo rosa chiaro che ha dei riflessi, vedete, tendenti al malva, lilla, comunque dei riflessi, ecco, sì, sul lilla. E il secondo invece è Noblesse, che ha comunque dei riflessi violacei all'interno. Vedete, si notano ad esempio in questa parte qui. Mi rendo conto che il Noblesse, visto così, appare molto molto scuro. In realtà è un colore molto modulabile, davvero si sfuma benissimo, può essere applicato in piccola quantità ed ottenere giusto un effetto roseo, può essere caricato per avere un risultato più intenso, è davvero modulabile. Invece, per quanto riguarda Boudoir, che è un colore molto più chiaro rispetto al Noblesse, io credo che sia importante andare ad applicarlo in modo più deciso, perché altrimenti la nuance è molto chiara e tende quasi a fondersi con l'incarnato e a perdersi. In entrambi i casi l'effetto satinato con riflesso a contrasto è chiaramente visibile, ma l'effetto finale è molto discreto. A me sono piaciuti veramente tantissimo perché credo che siano un prodotto originale, diverso dal solito. Finalmente non ci sono glitter, l'effetto comunque è molto discreto, non ci sono pagliuzze, è una cosa un po' diversa dal solito, però comunque rimane, ecco, molto soft e ultra portabile, da tutte. Quindi nel complesso veramente molto molto validi. Passiamo ad analizzare i prodotti per gli occhi. Come prodotti occhi ci sono 4 pigmenti e 2 pastelli. Iniziamo subito con le matite per gli occhi, quindi i pastelli, e sono usciti due nuovi colori. Il primo è un silver, quindi un colore argento, un bel argento, effetto metallico molto 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 bello. Adesso li andiamo a vedere anche swatchati. E poi il secondo invece è un blu notte, un blu che comunque mancava nell'assortimento appunto dei pastelli. Li andiamo a vedere applicati. Questo è il primo, il silver, e poi abbiamo il blu notte, che è questo qui. Sicuramente il blu notte è un colore molto bello, ma credo che tra i due il silver sia più particolare, perché comunque è un effetto veramente metallico. Per quanto riguarda le caratteristiche di questi due pastelli, sostanzialmente non sono diversi dai pastelli che già conosciamo, che fanno parte della linea permanente. Sono matite che comunque, come potete vedere, hanno una mina morbida, hanno una buona scrivenza, una buona pigmentazione, sono matite sfumabili e sono matite che hanno una buona durata, sebbene non siano matite a lunga tenuta. Quindi non sono matite che ad esempio possiamo paragonare alle Made to Last della Pupa, che hanno
una durata incredibile perché sono appunto matite a lunga durata. Per quanto riguarda la modalità di utilizzo di queste matite, io credo che siano matite eccezionali per l'esterno, un po' meno per l'interno dell'occhio, perché soprattutto questi colori dall'effetto metallico o comunque colori non opachi non hanno un'ottima scrivenza all'interno dell'occhio. La matita argentata, ad esempio, che è la matita che tra le due mi è piaciuta di più, all'interno dell'occhio di fatto scrive, nel senso che se vi avvicinate allo specchio e applicate il prodotto, vedrete proprio il prodotto depositarsi lungo la rima interna ciliare inferiore, quindi è un prodotto che effettivamente scrive, ma di fatto poi il colore non si nota, non si vede proprio. Andiamo invece ad analizzare i pigmenti. Allora, i pigmenti sono quattro. Il primo è questo qui, che è un colore magnifico, si chiama Versailles ed è un ombretto veramente fantastico, di una pigmentazione, di una brillantezza straordinaria, ed è un oro però un oro ramato, quindi un oro con questa venatura aranciata all'interno, veramente molto brillante, ed inoltre ha un'ottima pigmentazione sia che venga utilizzato asciutto che bagnato. A seguire abbiamo questo ombretto, che invece è un duochrome, ed è un ombretto altrettanto bello perché particolare. Si chiama Chateau ed è un ombretto di base marrone, un marrone violaceo, con dei riflessi verde chiaro. Poi abbiamo il terzo colore, che è ancora un colore duochrome, e anche questo colore è fantastico. Si chiama Sang Bleu ed è questo viola molto freddo con dei riflessi blu. Il quarto ed ultimo colore si chiama Collier ed è un altro colore molto particolare, soprattutto per la nuance. Come texture è un ombretto non duochrome, ma comunque riflessato ed è micro glitterato. Per quanto riguarda la nuance, in effetti nasce come un argento grigio molto freddo, che però ha dei riflessi tendenti all'azzurro, al blu. È un colore davvero molto bello che andiamo a vedere a breve swatchato. È un colore che però rende di più quando viene utilizzato bagnato. Da asciutto è un pochino deludente. Adesso le andiamo ad applicare e io ve li farò vedere affiancati, prima asciutti e poi bagnati, così da avere un confronto al volo sia delle varie nuance sia anche dei due tipi di applicazione. Per bagnare i colori utilizzerò la nebbia fissante. Ecco i quattro colori applicati. Allora, il primo, come vi dicevo, è questo oro ramato, che è veramente stupendo e validissimo. Guardate, la differenza tra l'applicazione asciutta e bagnata è praticamente zero. I primi colori applicati sono sempre quelli asciutti, ovviamente lo avete visto dallo swatch. Quindi in questo caso asciutto bagnato la differenza quasi non si nota. Nel secondo ombretto abbiamo che la pigmentazione del colore asciutto è comunque molto valida, però nella versione bagnata i riflessi sono un poco più evidenti. Nel terzo colore vediamo già una grande differenza. Il colore bagnato soprattutto è stupendo, almeno a me piace tantissimo ed inoltre è un eyeliner fantastico, però asciutto, vedete, lascia un pochino a desiderare. L'ultimo colore, che è Collier, come potete vedere, guardate, bagnato che riflessi, è bellissimo, anche questo è un eyeliner fantastico, veramente molto bello, però asciutto secondo me è un po' deludente, soprattutto perché è un po' svolazzante. Io spero che questo video possa esservi stato utile. Se avete domande, ovviamente potete commentare, io cercherò di rispondervi quanto prima. Intanto vi saluto e al prossimo video. Ciao!